terrazza dello Yacht Club Livorno con il professor Gianluca Conti, presidente dello Yacht Club Livorno. Livorno è una città di grande tradizione marinara e marinaresca, non c'è dubbio. Come vi collocate come Yacht Club Livorno nel contesto labronico? Il contesto labronico è sempre uno dei contesti più affascinanti e complessi che io abbia mai conosciuto. Abbiamo una grande amicizia con tutti gli altri circoli, ci tengo a sottolinearlo, a Livorno i diversi circoli collaborano tra di loro da molto tempo e l'occasione di questa amicizia, quello che ci ha permesso di rafforzarla via via, è sempre stata l'organizzazione di quello che prima si chiamava il Trofeo Accademia Navale e che ora si chiama Settimana Velica Internazionale. Il fatto di poter essere tutti assieme da settembre fino ad aprile per organizzare questa regata ci aiuta davvero molto nell'essere coesi. L'Accademia è per Livorno una istituzione che fa parte della città, non è un corpo estraneo all'interno della città, e questo per noi circoli è estremamente importante. Per l'Accademia il mare è una scuola che permette agli allievi di imparare tutto quello che devono imparare per essere dei perfetti marinai e dei perfetti gentiluomini, e gli allievi, lo spirito dell'Accademia è lo spirito di quella settimana di regate e in particolare lo spirito della regata dell'Accademia. Non finirò mai di ringraziare abbastanza il comandante generale dell'Accademia Navale, il contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, per il sostegno che dà a questa regata e che va ben oltre quelli che sarebbero i suoi doveri d'ufficio. Stiamo parlando della RAN 630, che è l'acronimo di regata dell'Accademia Navale, una regata impegnativa di grande altura, la più lunga del Mediterraneo per barche orca, IRC, ovvero sia stazzate. È una regata che si svolge in un periodo metà aprile, fine aprile, quindi sempre di rottura meteorologica e quindi per definizione impegnativa, che percorre praticamente tutto il Tirreno. Ci può presentare meglio questa bellissima regata? La regata dell'Accademia Navale è, come dicevi te, la regata più lunga del Mediterraneo. È anche una regata, e anche questo tu l'hai detto, che si colloca in un periodo meteo estremamente delicato e per questo ha un percorso che può essere svolto sia in senso orario che in senso anti-orario a seconda delle condizioni meteo. Questo percorso ha come punti fissi Porto Cervo, dove riceviamo l'aiuto ed il sostegno dello Yacht Club Costa Smeralda, e grazie allo Yacht Club Costa Smeralda noi abbiamo conosciuto e siamo stati tra i primi firmatari della Carta Smeralda, e in questa regata è importante l'adesione alla Carta Smeralda e quindi a quei valori di tutela del mare, di rispetto dell'ecosistema, di amore per l'ambiente che ispirano questo importante documento. Il secondo passaggio è a Capri, la boa di Capri è nelle immediate vicinanze dei Faraglioni. Livorno è anche una città in cui gli aerei passano, ma questa non è colpa dei livornesi, ma è colpa dei pisani. Dei pisani. Purtroppo ci sarà. Il grande difetto di Livorno è quello di essere vicino a Pisa. E al di là delle battute, dai Faraglioni di Capri si inizia una lunga risalita che riporta a Livorno, dove l'arrivo è esattamente di fronte alla palazzina comando dell'Accademia Navale. Questo perché l'Accademia Navale si affaccia direttamente sul mare. Questo a proposito di Accademia Navale, ci diceva che c'è proprio un trofeo molto importante, si chiama Trofeo Marotta, dedicato alle barche della Marina Militare, no? La ringrazio moltissimo di avermi fatto questa domanda, perché come Yacht Club teniamo molto a questo trofeo. Questo trofeo è dedicato esclusivamente alle imbarcazioni militari, quindi non solo della Marina Militare ma anche di tutte le altre forze armate, e non solo italiane ma anche di qualsiasi paese si possa immaginare di invitare. Abbiamo cercato di invitare
diversi paesi, gli spagnoli e i francesi hanno sempre dimostrato grande interesse e non disperiamo di avere le loro imbarcazioni. Questo trofeo è dedicato alla memoria del capitano di corvetta Saverio Marotta, che era un giovane ufficiale della Marina italiana, il quale fu coinvolto nella cosiddetta battaglia dei convogli. Il suo scopo era quello di scortare i rifornimenti che dovevano permettere alle nostre truppe di sopravvivere negli allora possedimenti di oltremare, e questa rotta partiva da Genova e arrivava fino a Tripoli. Nel percorrere questa rotta nel Mediterraneo centrale, non lontano da dove passa la nostra regata, il torpediniere comandato dal comandante Marotta fu attaccato da soverchiante forza nemica, come si legge nel bollettino di allora. Il comandante Saverio Marotta riuscì a salvare le navi che erano affidate alla sua tutela, però per far questo perse la vita. La perse in una maniera, a mio avviso, straordinaria, perché aveva visto il suo braccio destro strappato dal colpo di un obice. Svenuto, era stato portato in salvo su una scialuppa. Quando riprese i sensi, dette l'ordine di essere riportato a bordo per poter naufragare sulla sua imbarcazione insieme a tutti i suoi marinai che non erano riusciti a salvarsi. Per questa ragione noi lo ricordiamo molto volentieri con questa regata e con questo trofeo, e la madrina di questo trofeo, l'avvocato Gioia Marotta, ci ha insegnato ad apprezzare il ricordo del suo zio e ci accompagna sempre in tutte le occasioni nelle quali abbiamo modo di presentare la regata. La regata quest'anno ha una novità, ovvero sia l'orario di partenza, che non sarà più al mattino ma bensì... L'orario di partenza, si dice a Livorno, è al calasole, cioè al tramonto, e questo perché quest'anno il 24 aprile è una notte di luna piena e quindi ci piace l'idea di dare la partenza al tramonto mentre le imbarcazioni si avviano verso una splendida notte, speriamo dal punto di vista meteo, di luna piena. La partenza sarà data con un colpo di cannone da una nave maggiore della Marina Militare. Anche quest'anno avremo l'onore di avere una fregata della Marina Militare, una FREM, una di queste nuove navi particolarmente avanzate che Fincantieri ha attrezzato per la nostra Marina, e il suo colpo di cannone avvierà la regata. Mi preme anche sottolineare che ci sarà l'assistenza da parte della Marina Militare lungo tutto il percorso, nel senso che tutti i mezzi della Marina Militare sono avvertiti della regata e tutti i mezzi della Marina Militare sono pronti ad intervenire nel caso in cui questo si renda necessario. Il che è importante perché, come dicevamo prima, la regata in un momento medio che può essere molto delicato. L'anno scorso avevamo oltre 60 nodi alle bocche di Bonifacio, e questo deve permettere agli equipaggi di sentirsi in sicurezza. Ci alziamo un attimo, andiamo nei pressi delle vostre banchine, dove rifacciamo un po' la storia della grande altura allo Yacht Club Livorno. Molto volentieri. Eccoci qua, abbiamo cambiato sfondo, vediamo le banchine dello Yacht Club Livorno. L'altura per Livorno, ma soprattutto per lo Yacht Club Livorno, è sempre stata la disciplina velica principale. Ne facciamo un attimino brevemente la storia. Ma noi nasciamo con l'altura. Il nostro scopo non è mai stato quello di dare un posto barca ai nostri soci, ma è quello di aiutare le persone che fanno regate e di dar loro uno spazio e anche delle persone, delle altre imbarcazioni con cui confrontarsi. Il nostro Yacht Club ha avuto barche molto importanti. Mi viene in mente, prima di tutto, ma perché ci sono affezionato e perché nella regata dell'Accademia, che lo ricordo fa parte del campionato italiano offshore organizzato da Uvai con coefficiente 3,
il trofeo che spetta al vincitore assoluto è il trofeo Pierramon. Pierramon è stato nostro presidente, il suo canapiglia è una barca, anzi i suoi canapiglia sono barche che hanno sempre corso con il nostro guidone, e Pierre era un uomo che insegnava ad amare il mare soltanto guardandolo. Bastava passare qualche secondo per innamorarsi del mare come Pierre. Pierre è venuto a vivere a Livorno perché si era innamorato dei tramonti livornesi, e questa è una delle cose da ricordare quando daremo la partenza al tramonto. Mi piace ricordare Pierluigi Spadolini, siamo all'interno della sede del circolo, e la sede del circolo è stata rinnovata grazie all'impegno, all'intelligenza e al buon gusto di Pierluigi. Così come Tommaso Spadolini, uno dei figli di Pierluigi, è stato un nostro presidente importante, ma non mi posso dimenticare di Alberto Uccelli, per me quasi un padre, che mi ha insegnato tutto, direi, di come si è presidenti di un circolo e dell'impegno che si può avere. Il suo Cicaloca ha vinto il trofeo Accademia, era una barca importante, quest'anno ci sarà per il primo anno un trofeo Cicaloca. Da ultimo, perché ci sono affezionato ed era amante dell'altura oltre ogni ragionevole misura, Max Boris, che considerava le barche esclusivamente come un modo per stare più tempo in mare, e considerava il tempo che passava a terra come un tempo che rubava a quello che passava in mare. Non ho citato tutti i nostri soci che adesso fanno le regate perché, e te lo dico con grande sincerità, ho il terrore di scordarmi qualcuno e poi di essere ripreso per non averlo ricordato. Ecco, concludiamo con una domanda magari che non vuole apparire nostalgica, cioè mancherebbe altro, però i personaggi citati, l'andar per mare che si faceva negli anni 70, 80 e anche 90 era veramente una scuola di mare oltre che di vita, no? Si stava tutti insieme, si dormiva spesso a bordo, si facevano tante miglia. È cambiato un po' questo mondo? Io credo che ci siano 3, 4, 5 mondi diversi adesso, mentre magari prima ce n'era soltanto uno. Mi piace pensare che le cose non siano peggiorate, perché non mi piace essere un nostalgico, ma credo che tutto sia molto migliorato. E mi piace osservare che il nostro Yacht Club organizza due regate. Una, la 151 miglia, o meglio, organizza due regate che stanno nel campionato italiano offshore. Una è la 151 miglia, che credo sia il perfetto esempio di come sono adesso le regate. Gli equipaggi della 151 miglia sono gli equipaggi più forti al mondo, le barche della 151 miglia sono le barche più forti al mondo, e lì si vede dove sta andando la vela e come la vela si sta evolvendo, anche dal punto di vista culturale e sociale. Certo. C'è sempre la fila per iscriversi alla 151. C'è sempre la fila per iscriversi, e credo che chi non si sia iscritto rischia di non trovare già adesso più posto. Se ho guardato bene stamattina gli ultimi numeri, abbiamo già superato le 150 imbarcazioni. L'altra è la regata dell'Accademia, che forse è più una regata anni 80, forse addirittura anni 70, forse addirittura anni 60. Una regata che abbiamo immaginato pensando a Tabarly. E quindi è una regata nella quale, tra virgolette, ci si potrebbe sedere sul boma e fare un riposino con la schiena. Come la famosa foto. Come la famosa foto di Tabarly. Esatto, va benissimo, Presidente. Grazie mille. Grazie a te.